Daniele Lodato, 34 anni, di Canicattì, evita l'ergastolo e viene condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio del 22enne, anche lui canicattinese, Marco Vinci. Lodato l'ha ucciso lo scorso 17 giugno con una coltellata davanti a un pub di Piazza San Daniele. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, lo ha condannato a 30 anni di carcere. La pena inflitta è la stessa proposta dal pubblico ministero Alessandra Russo, che però chiedeva anche il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione. L'esclusione di questa circostanza invece ha evitato l'ergastolo, riconosciuta l'aggravante dei futili motivi. L'omicidio è avvenuto al culmine di una banale lite, avvenuta poco prima dentro il pub. Lodato, dopo aver avuto una colluttazione con Vinci e alcuni suoi amici, si sarebbe allontanato per prendere l'auto sulla quale c'era un coltello e consumare la vendetta. Vinci, che nel frattempo si era allontanato da alcuni metri, si trovava nel piazzale vicino al posteggio, venne colpito con un fendente allo stomaco e morì poco dopo. Il giudice ha condannato Lodato anche al risarcimento dei genitori costituiti parte civile con una provvisionale, un anticipo subito esecutivo di 100.000 euro ciascuno. Lodato, nell'interrogatorio di convalida dell'arresto, aveva sostanzialmente ammesso i fatti aggiungendo che era stato aggredito, una versione che il processo ha tentato di rafforzare negando di essere rientrato per prendere il coltello. Sono tornato per accompagnare un amico a casa, aveva detto, e spiegando che era stato massacrato di botte. Il difensore aveva parlato di tragica fatalità.